Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi che un clic sul tasto iscriviti per voi è gratuito, ma per me è un enorme incentivo a fare di meglio. Quindi iscrivetevi al canale, vi vedo che vedete i video e non vi iscrivete, vi vedo. Ah, era da veramente un sacco che aspettavo questa update del blog di BioWare. Christian ci ha stressato la vita mettendo immagini e foto degli upgrade che verranno fatti in Anthem Next. E finalmente è arrivato il giorno in cui vediamo un po' di ciccia. Vi lascio come sempre il blog in descrizione per chi volesse vedere la versione originale. E noi adesso andiamo a spulciare quello che verrà implementato. Iniziamo col dire che si parla dei Javelin e del gameplay, quindi, e di questi ultimi che viene totalmente stravolto. L'albero delle abilità e delle skill, o meglio, viene introdotto un albero delle abilità e di skill. Cavolo, per davvero viene totalmente distrutto il concetto di quello che abbiamo in Anthem ora. Un po' di quello che vedremo mi ricorda Destiny, ma è un pochino più complesso e la cosa mi rende alquanto felice. Come discusso su Twitter, il team di progettazione ha messo insieme quello che ritenevano essere le principali opportunità di miglioramento dei sistemi attuali e degli obiettivi ovviamente che abbiamo nell'alto livello di Anthem. Ricordando che ovviamente le idee che vengono proposte qua sul blog possono comunque essere cambiate e non sono scritte sulla pietra. Gli sviluppatori hanno passato parecchio tempo a interagire con i fan e a giocare assiduamente al titolo che tutti abbiamo. E un tema comune è Anthem non offre soddisfazioni nella costruzione del proprio Javelin. Quindi, volevano migliorare anche questo aspetto, non solo la parte del loot come visto nel precedente blog, vi ricordo di andare a vedere lo scorso video fatto proprio per questo aspetto su questo canale. Quindi hanno creato un nuovo sistema di build per rendere questa parte ancora più bella e personale. Come state vedendo nell'immagine che c'è ora sullo schermo, è cambiato parecchio. Innanzitutto le armi, che ora possono essere messe come primaria e secondaria, andando a cambiare il loro carattere distintivo in base alla nostra scelta, e ovviamente le armi sono moddabili. Per quanto riguarda l'abilità speciale, possiamo notare che anche questa è personalizzabile, cosa che attualmente non è. Sono stati tolti i componenti, come potete vedere, e sono stati inseriti gli artefatti, come vediamo sotto le abilities. L'artefatto è quello di sinistra sotto le armi, le abilities sono quelle di destra. Ovviamente nelle abilities ci sono le mod e tutte le abilità sono modificabili, non soltanto per rarità, ma anche, come ho detto, tramite le mod. Tutte le abilità sono sbloccabili, modificabili e moddabili, quindi non dovremo più trovare componenti in giro per la mappa, o meglio dovremo trovare le mod in giro per la mappa, ma saremo noi a decidere che cosa utilizzare e quando. Inoltre avremo, oltre alla scelta delle abilità, anche la possibilità di moddarle, come detto in precedenza, ulteriormente, quindi andando a creare una vera e propria build personale. Per quanto riguarda invece le skill, come vedete, c'è un primo albero delle abilità che fornisce un indirizzo al nostro Javelin. Ogni Javelin potrà salire di livello assegnando ovviamente i punti skill. I punti skill possono essere spesi per sbloccare le abilità, che saranno passive e potenzieranno le nostre statistiche. Dopo un tot punti spesi, nelle skill si arriverà a una specializzazione e si accederà ad un albero delle abilità avanzate. Le specializzazioni sono molteplici e si adattano a uno stile di gioco particolare e ogni specializzazione avrà un artefatto unico da poter equipaggiare. Come detto poc'anzi, porca che termine da boomer, alla BioWare si sono chiesti come sarebbe realmente essere un pilota di Javelin e quindi hanno creato un albero delle abilità avanzato per i piloti più esperti, sbloccabile ovviamente dopo un tot di livelli. Quindi il nuovo sistema avrà due alberi delle abilità, le abilità base e le abilità avanzate. Questo sistema crea un concetto ulteriore di specializzazione, andando a inficiare ancora di più nel dettaglio ogni Javelin e ogni stile di gioco. Infatti, se mettiamo assieme il tutto, visto fino ad ora, avremo nuove abilità, nuove skill, maggiori personalizzazioni, le specializzazioni e le modifiche alle specializzazioni. In pratica, ognuno di noi potrà avere una build, delle abilità e un concetto di gioco totalmente diverso da chiunque altro.
anche se guida un Javelin identico al nostro. Pensate sia finita qua, e invece no. Abbiamo parlato di artefatti. Ebbene, gli artefatti andranno a sostituire quello che ora è la mossa finale del nostro Javelin. Come per le abilità del nostro Javelin, questo artefatto sarà modificabile e l'abilità base, per esempio, del nostro Ranger potrà cambiare a nostro piacimento. Con le modifiche, inoltre, non solo andrà a cambiare l'aspetto del nostro artefatto che avremo sulla schiena, ma con le modifiche a tutte le abilità cambierà totalmente l'aspetto del nostro Javelin, andando quindi a soddisfare non solo il core della build, che è un soddisfa il freelancer che lo sta guidando, ma anche l'aspetto estetico della nostra armatura, cosa che manca totalmente nell'antema attuale, a parte per i colori e i vinili. Bene, abbiamo finito qua, per questa volta ovviamente. Chris chiude il blog con i soliti ringraziamenti e ci invita a seguire le prossime fasi di sviluppo del titolo. Con questo è tutto, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, GG a tutti quanti freelancer.